sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Una delle tante tipologie di video che mi sono state richieste sotto al video di giveaway è quella di fare più tag, sia di book tag ma anche altri tag. E quindi oggi sono qua per questo. Già avrete letto il titolo del tag qua sotto nel titolo del video. In particolare ho visto questo video sul canale di Dada Chan Art Stories, di cui vi lascio il link al suo video qua da fianco a me nelle schede e sotto il link al suo canale, che lei ha prima di me visto sul canale delle pagine di Leda. Quindi vi lascio anche il video di Leda e sotto anche il suo canale, ma immagino che Leda comunque la conosciate un po' tutti voi. Il tag è l'anni 90 tag e ho pensato, ecco, di farlo perché comunque io li ho vissuti tutti gli anni 90, dal 90 al 99, quindi è il tag più adatto a me e ci tengo comunque a farlo perché per me gli anni 90 sono sempre e rimarranno a questo punto sempre una grandissima nostalgia per tantissime cose. Sono un totale di 12 domande che ho segnato in questo quadrino di Sailor Moon che ho preso su AliExpress, quindi partiamo subito. Domanda numero 1: il tuo cartone Disney preferito? Allora, sono tantissimi, davvero tantissimi, però se dovessi dire la verità di quel periodo sono due i miei preferiti. Uno era Leone, perché ci sono particolarmente affezionata, perché è stato il primo effettivamente che ho visto al cinema con mia madre, e l'altro è La Bella e la Bestia, perché da sempre è stata una delle mie storie preferite. Domanda numero 2: la tua band preferita? Non posso non citarne più di uno, perché insomma sono in realtà 4 le band che io seguivo di più e soprattutto seguivo in quegli anni, e anche adesso mi capita molto spesso di riascoltare le loro canzoni, che sono gli Acqua, gli 883, gli Beastie Boys e le Spice Girls. Forse risulterò prevedibile, forse risulterò di un sentito già visto e rivisto, ma è così. Domanda numero 3: caramella o dolciume preferito? All'epoca ce n'erano veramente tanti che adesso io non vedo più in giro, ma in particolare io ero molto 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 legata e mi piacevano tantissimo, ora non mi ricordo come si chiamavano, erano dei lollipop, dei lecca lecca con sopra disegnata la figura delle Spice Girl e dentro c'era anche un chewing gum, una volta che arrivavi a finire tutta la parte da ciucciare, se volessimo dire così. Io li adoravo, il caucciù faceva schifissimo perché tipo aveva sapore i primi 10 minuti, poi basta, però io li adoravo perché aveva il doppio sapore, sopra panna, sopra sotto fragola, lampone, io li amavo. Altra cosa che adoravo alla follia erano assolutamente le Morositas e le Fruit Joy. Assolutamente. Anche se non sono mai stata una grandissima amante di dolciumi del genere, però questi erano quelli che mi piacevano di più. E anche i Big Bubble in realtà, che fondamentalmente anche quelli hanno sapore 10 minuti poi basta, però io li amavo alla follia, soprattutto quelli a doppio gusto, perché duravano di più relativamente rispetto agli altri. Domanda numero 4: il tuo gioco preferito? Io andavo matta per il Gira la Moda. Io avevo il Gira la Moda e penso di averci giocato per anni, anni, anni. Mi divertiva tantissimo il Gira la Moda, però c'erano veramente tanti, quali per esempio le Barbie. Non ne ho mai avute tantissime, però insomma ho avuto un bel assortimento, soprattutto di vestiti che me li regalavano così a gratis, grazie tante. Oppure avevo il mio Ciccio Bello, giocavo tantissimo ai giochi di società, mi piaceva tantissimo il Forza 4, oppure Indovina Chi. Questi erano i giochi che facevo io. Purtroppo non sono mai stata abituata a videogame, cose del genere, fino un bel po' più grande. Quindi erano i giochi più che altro classici e io li amavo. Ho ancora qualcosa in giro, ma purtroppo tutto in soffitta. Però ogni tanto sento nostalgia e mi piacerebbe andarli a cercare a costeggere più di ragnatela, ma forse meglio di no, perché i ragni mi fanno un po' paura. Domanda numero 5: il tuo libro preferito? Citarne uno mi risulta anche qua difficile. Vi cito quei 2 o 3 che sono quelli di cui ho un gran bel ricordo di quegli anni, che sono assolutamente Ingo e Drago, Il Fantasma nel Castello, CP e Bandiera. Quest'ultimo è un libro che parlava di questa foglia nata in primavera ma che non voleva abbandonare la vita, nonostante tutte le sue compagne arrivate l'autunno cadessero e morissero, e vive tutta la sua vita fino all'arrivo della nuova primavera. E lì veramente è stata talmente triste e talmente deprimente che mi è rimasta ancora la storia in mente, e devo dire che veramente credo sarà uno dei libri che ho letto in quegli anni che ricorderò per tutta la vita, proprio perché mi ha un po' traumatizzata, ma mi ricorda se mi è piaciuto davvero tantissimo. Domanda numero 6: negozio di vestiti o firma preferiti? Dovete sapere che io fondamentalmente non seguivo tantissimo le firme, le marche, le mode. Mia madre non mi prendeva mai roba di marca e sinceramente neanche io gliela chiedevo, non mi creava problemi con non averle, però
la firma che più seguivo durante quegli anni, di cui avevo principalmente soprattutto oggettistica per la scuola, quindi di cartoleria, era la Onyx. Andava praticamente tutto di Onyx in quel periodo ed erano assolutamente anche bellissimi. E mi divertivo anche di copiare le donnine in qualsiasi luogo, quaderno, posto, perché erano davvero adorabili e a me piaceva tantissimo la roba della Onyx. Domanda numero 7. Il tuo programma TV preferito? Allora, tralasciando un attimo da parte i cartoni animati, quindi Bim Bum Bam, che era assolutamente sottointeso, io vi cito assolutamente Solletico, perché io ho una nostalgia da Solletico che è una cosa assurda, mi è dispiaciuto tantissimo che non hanno più continuato a farlo. Mi piaceva tantissimo anche guardare quello della Zingara, quello con la luna nera, per dirvi, alla sera lo guardavo sempre, ma anche l'albero azzurro mi piaceva tantissimo guardare, all'inizio soprattutto, poi con gli anni la cosa mi è passata, però l'ho guardato per un bel po' di anni l'albero azzurro perché mi piaceva tantissimo, lo ammetto. E non posso non citare anche questo, un programma che negli anni si è andato a perdere e che mi dispiace tantissimo, che è I Giochi Senza Frontiere, che è, diciamo, la versione europea detta che è She's Castle. Li guardavo tutti e due, però diciamo che Giochi Senza Frontiere lo guardavo di più perché era su comunque i canali principali, mentre Takeshi's Castle era comunque su canali secondari. Però sì, erano fondamentalmente questi i programmi che più preferivo guardare negli anni 90, uniti ovviamente a tantissimi altri che ora vi andrò a citare in un'altra domanda. Infatti la domanda numero 8 dice: cosa guardavi in TV tornata da scuola, a parte appunto i vari cartoni animati che trasmettevano quindi durante l'ora di pranzo, ma in particolare, essendo io che andavo sempre dai nonni dopo la scuola, il programma che si guardava durante il momento di pranzo eccetera eccetera era Ok, il prezzo è giusto. Io mi divertivo come una matta a guardare Ok, il prezzo è giusto, perché mi divertivo tantissimo, anche così da bambina molto ignorante in materia, a cacciare un prezzo su quanto potesse valere il determinato oggetto. Io non mi perdevo una puntata di Ok, il prezzo è giusto. Lo so, ma mi piaceva da morire. Domanda numero 9. Il tuo tipo di abbigliamento preferito? Ma in realtà, come ho detto, non seguivo tanto la moda. Quello che capitava, anche perché per esempio per quanto riguarda le scarpe, io andavo di scarpe ortopediche perché ho sempre avuto problemi ai piedi. Per quanto riguarda il vestire, andavo vestita molto sportiva, tranne quando mia madre si divertiva a volermi conciare come una bambolina, quindi con la gonna, la camicetta e queste bazze qua, ma non è mai stato, diciamo, nelle mie corde un vestirmi così sempre. Però sì, ogni tanto capitava, ma fondamentalmente cose sportive, quindi braghe della tuta, felpa oppure una maglia a maniche corte, una canotta, pantaloncini corti, sì, più o meno così, ecco. Domanda numero 10. Una pubblicità che ricordi particolarmente? Allora, sono in realtà due o tre. Una era quella, erano gli Schifidos, una roba del genere, comunque c'era la macchina che ti permetteva di creare tipo mostri di gelatina ed era un qualcosa di orribile, però me la ricorderò sempre. Anche quella del dolce forno mi ricorderò assolutamente sempre, io l'ho sempre voluto, non me l'hanno mai voluto prendere, ma in particolare due pubblicità penso che non le dimenticherò mai in tutta la mia vita, le ha citate anche Dada Chan nel suo video. Sono una, quella della Ferrero, tipo Ambrogio, sento un qualche languorino, e l'altra è quella del non ci vuole un gran pennello grande, ma un grande pennello cinghiale. Quelle penso che le mandassero in onda ogni 3x2, una pubblicità, poi una di queste, poi quell'altra, una, poi di nuovo queste. Erano sempre lì e, diciamo, sono pubblicità totalmente diverse da quelle che abbiamo ora, però mi piacevano perché, ripeto, mi danno davvero tantissima nostalgia a ripensarci, soprattutto quelle appunto di Ambrogio. Ambrogio ormai è morto, secondo me non abbiamo più Ambrogio. Domanda numero 11. Per quale personaggio famoso avevi una cotta? Tralasciando da parte i personaggi maschili, i protagonisti degli anime giapponesi, quindi dei cartoni animati, io dico Nick Carter, ma anche qui risulterò molto prevedibile e molto scontata. Chi non ha amato Nick Carter, dai, per favore. 12esima e ultima domanda. Le grandi mancanze, ovvero quello che hai sempre desiderato ma mai avuto? Allora, il primo, il dolce forno, come ho citato prima, ma un'altra cosa che ho sempre voluto ma non mai voluto prendere è lo Star Locket di Sailor Moon, quindi il carione a forma di stella,
che adesso vale una fortuna e io sono stata una delle poche sfigate a cui la mamma non ha mai voluto prenderlo. Anche perché diciamo, cioè, non sono mai stata così tanto viziata da vedere giochi, dire lo voglio, mamma prendimelo, e poi me lo prendevano. Perché fondamentalmente non lo facevano, quindi... Però quello l'ho sempre bramato e diciamo che mi sono portata la voglia dietro di averlo per tutta la vita. Ok, le domande sono finite. Ho visto dal video di Dada-chan che anche lei l'ha fatto, e l'aveva fatto anche Leda, di mostrare a fine video alcuni oggetti, ovviamente se si trovavano, che ci riportassero alla mente gli anni 90. Io purtroppo sapevo di avere due o tre cose nel comò di mia madre, ma non so dove le ha messe perché ha cambiato la disposizione del suo comò e erano anni che non ci mettevo le mani, quindi fondamentalmente non ho trovato niente, tranne una cosa che ora vi faccio vedere, che è lui, il mio coniglietto zombie. Per me è un ricordo molto importante perché ce l'ho nella culla da quando sono praticamente nata, quindi dagli anni 80, quindi lui esiste dal 1989, lui è con me dal 1989, però diciamo che ha vissuto tutta la sua vita assieme a me, me lo portavo alla scuola materna e i miei compagni me lo prendevano e buttavano fuori dalla finestra, mi ciucciavo il dito, stoccazzandogli le orecchie, soprattutto quando erano fredde, ne stoccazzavo una, poi diventava calda, passavo all'altra che era fresca, poi ripassavo l'altra perché era diventata di nuovo fresca. E ha vissuto la sua vita insieme a me fino all'età di 9-10 anni, quando decisi che ero cresciuta per ciucciarmi il dito e tenere questo coniglietto, e lo donai a Babbo Natale perché lo diede a dei bambini poveri. E poi all'età di 18 anni me lo ritrovai come regalo di compleanno bonus da parte di mia zia che l'aveva tenuto per tutto il tempo. Quindi rendiamoci conto, ha vissuto tutta la sua vita assieme a me. Però mi sarebbe davvero tanto piaciuto potervi mostrare anche in particolare una maglia. Ecco un'altra cotta che mi è venuta in mente, Leonardo DiCaprio. Già. Comunque avevo in particolare una maglia, ma in realtà due, che a cui ero davvero tantissimo affezionata. Una era una canottiera con sopra disegnata una Sailor Moon farlocca, ma veramente la adoravo quella canottiera, e da qualche parte non riesco a farvela vedere, che per di più poi avevo portato al campo estivo quando ero alle elementari e avevo tutta decorata con gli stampini con le tempere da stoffa, quindi tipo c'è sta Sailor Moon e dietro che la maglia, la canotta era tutta tinta unica, sono tutti i miei stampini fatti a forma di cuore, di stella, di luna, di fiore, immaginatevi il casino. E poi l'altra era una maglia che andava tantissimo di moda all'epoca, che era una maglia con sopra stampato Leonardo DiCaprio quando era molto giovine e tanto tanto faigo. L'aveva anche mia cugina, solo che io l'avevo rossa, sì, e lei l'aveva bianca, e tipo quella maglia rimarrà sempre uno dei miei tanti orgogli degli anni 90, però mi dispiace non poterla far vedere e spero di essere riuscita a trovare un'immagine ecco su internet, perché mi piacerebbe farvela vedere. Ok ragazzi, il video è terminato, mi metto a citare qualcuno di cui vorrei vedere ecco qualche risposta, in particolare Julia Jolie, Ashura Skorner e Afrodite Urania, quindi voi tre siete taggati e mi piacerebbe davvero vedere assolutamente le vostre risposte. Noi ragazzi ci vediamo sabato con un nuovo video, spero che questo video un po' diverso dal solito, ma che comunque fa parte della mia vita e che in quanto parliamo di anni per me è molto nostalgico, vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto anche le vostre risposte, se avete fatto questo video lasciatemi pure il link qua sotto. Come ho detto, noi ci vediamo sabato con un nuovo video, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!